Sono Don Carlo Cirelli, fideidono, da 42 anni che sono sacerdote e 22 anni in Brasile, alternandomi in vari momenti. Com'è che è la vita della gente? La gente sta impegnandosi, collaborando nel loro impegno, nel loro cammino di vita di fede. Ora sono ripartito, dopo 3 anni e poco che ero qua, chiedendo a Don Luciano di nuovo la partenza, e lui mi ha dato il suo mandato di continuare. È quasi 2 anni che sono ritornato in Brasile, ma in un'altra diocesi che è confinante con quella di Araçuaí. Prima erano insieme, poi sono ora due diocesi. In questa diocesi accompagno, diciamo così, perché c'è una buona collaborazione, ottima collaborazione dei vari laici e le varie pastorali, familiare, dei giovani, della vita quotidiana della gente, della carità, dei ragazzi, dei fanciulli, di circoli biblici, eccetera. Tutto questo nel loro impegno, e si sforzano e sono impegnati veramente e seriamente. Io, come sacerdote, per la grazia di Dio, continuo ad accompagnare questa missione. Loro, i collaboratori, sono in due parrocchie, una distante dall'altra 70 km, una popolazione una di 8.000, l'altra 10.000 più o meno, e sono solo io come sacerdote. Ancora bene che c'è qualcuno, perché diciamo che anche là le vocazioni ci sono, ma così centesimate, sono pochi, ma sempre impegnati seriamente. Disponibilità di giovani, diciamo, di genitori, di persone che veramente sentono il bisogno di collaborare e dare la propria testimonianza di fede. Una fede viva, una fede sofferta, ma una fede veramente forte, profonda, anche se vivono in certe realtà molto di miseria, di povertà, ma sempre sono disposti a collaborare. Diciamo che non è più plusultra, anche da parte loro ci sono difficoltà, ma c'è tanta disponibilità. Beh, le distanze sono enormi. Le comunità di base fuori sono un po' isolate, ma diamo sempre quella presenza possibile, e anche in queste comunità ci sono i vari animatori che durante la settimana, la domenica, se non c'è la Santa Messa o la visita, diciamo, del sacerdote, fanno il loro culto, che sarebbe solo la liturgia della parola senza l'Eucaristia. In alcune, poche, ma dove è possibile, c'è anche l'Eucaristia, il ministro dell'Eucaristia, che comunga i fedeli, pur non essendoci la Santa Messa.